Ciao a tutti, io sono Marion Posch. Ho vinto i campionati del mondo di snowboard per 2 volte e ho fatto 3 volte le Olimpiadi. Dopo il 2006 ho smesso e adesso faccio la maestra di snowboard qui a Colfosco. Lo snowboard è ideale per tutti, per i bambini ma anche per gli adulti. La settimana scorsa infatti ho insegnato un signore di 70 anni, perciò provatelo. Spesso nasce il problema tra sciatore e snowboarder. Bisogna solo sapere rispettare le regole FIS sia da parte degli snowboarder come anche da parte degli sciatori. Se conosciamo bene le regole FIS sicuramente andremo d'accordo anche con gli sciatori. Ci sono diversi tipi di tavole, per iniziare è sicuramente più ideale una tavola soft con gli attacchi soft come quella che ho io. Poi c'è anche l'alpino si chiama, dove ci sono degli attacchi rigidi, dove lo snowboarder fa dei carving e va in velocità. Però con la tavola soft si possono fare delle evoluzioni e dei salti ed è un modo divertente per andare anche fuori pista e per fare salti o entrare nell'halfpipe o nello snowboard park. Il casco è necessario, soprattutto se andate nello snowboard park, ricordatevi che il casco è obbligatorio ed è necessaria anche una protezione per la schiena, perché se cadete senza protezione vi potete fare molto male. Per imparare ad andare in snowboard non bisogna saper sciare, però certamente uno che sa sciare è avvantaggiato. La cosa più importante comunque è fare i primi passi sullo snowboard con un maestro di snowboard che ci saprà insegnare bene come muoverci sulla neve. Spesso vedo dei principianti che imparano da soli e continuano a cadere. Imparare ad andare in snowboard non è difficile, basta sapere come muoversi. Ciao a tutti voi amici di Paluani Life, venite a trovarci alla scuola di sci di Colfosco.